prima giornata di gourmandia, ricca di pubblico, ricca di persone interessate al cibo, ricca anche di professionisti e di buyer. Quindi una giornata, devo dire, molto, molto importante, perché ha dato il via a queste tre giornate e anche ricca di ospiti, a cominciare da Davide Oldani, che ha fatto il pieno nella sala e ha spiegato la sua cucina pop e ha raccontato anche del suo nuovo ristorante che aprirà fra qualche giorno. L'evoluzione del Do è una casa con tutto quello che era la mia casa quando ero piccolo, quindi quello che è l'accoglienza, l'ospitalità, il sorriso, con una grande cucina naturalmente, con il tinello, con lo studio, con il salotto, la veranda, la cantina, tutte quelle posizioni della casa o quelle situazioni della casa che io ho vissuto e che mi piaceva riproporre. Lo farò in una maniera più professionale, però il calore che si troverà dentro sarà quello di una veramente una casa anni 70 milanese. Poi è stata la volta di Gianfranco Vissani, quale polemico come al solito e anche, diciamo, sempre provocatore, ha parlato a difesa del prodotto italiano rispetto all'attacco che viene fatto dall'estero sui taroccamenti e anche dalla poca difesa che viene fatta dalle istituzioni italiane. Non c'è una tutela italiana in tutta l'Europa dove ci costringono a fare, dice, siamo italiani e dobbiamo difenderci. Non è vero, non ci difende nessuno. Come adesso in Algeria ci sono tutti questi qui tonnellate di olio, ma l'olio viene importato in Spagna, noi non lo vediamo per niente. Addirittura, mentre che noi parliamo qui, lo stanno importando dalla Siria. Sono aumentate l'importazione della Siria di 5 volte tanto. Di che cazzo stava parlando? Bruno Bassetto, macellaio in Treviso, macellaio scrittore, ha scritto diversi libri sul quinto quarto, che ha fatto vedere una battuta a coltello e ha anche insegnato come si può spendere meno scegliendo dei tagli di carne che magari sono sottovalutati. La carne è vita, la carne è un piacere, la carne va coccolata, va in paradiso la carne. Perché la carne è il piacere della nostra vita, dei giovani, degli anziani e quant'altro. Infine un dibattito importante per il territorio del Trevigiano, ma anche per il vino italiano, perché si parlava del futuro del Prosecco. Oggi il Prosecco è un fenomeno mondiale, il più grande fenomeno italiano.